Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati con i classici video in cui vi do il buongiorno, vi auguro un buon inizio di settimana dato che il calciomercato è finito e ora si parla delle partite. La mattina presto andiamo ad analizzare quelle che sono state le parole o comunque le tematiche principali che si sono venute a creare subito dopo il termine della gara e quindi andiamo a parlare delle dichiarazioni di Thiago Motta e di quello che è un po' il mood generale del tifoso della Juventus. Nel pomeriggio invece andremo ad analizzare le pagelle dei singoli. Come al solito ragazzi, un mi piace di sostegno a questo progetto, a questo canale, a questo contenuto. Dai che siete fortissimi, siete bravissimi e non mi lasciate mai da solo in questa avventura. Ho visto il post partita di Thiago Motta sia da Zon che a Sky e tutte e due le testate sono andate dritte dritte su un uomo in particolare, e cioè Dusan Vlahovic. Thiago Motta è andato a difendere Vlahovic, è andato veramente a coccolarselo, dicendo che è un giocatore che dà tanto, è un giocatore che dà tanta energia e soprattutto un concetto che viene ribadito spesso e volentieri, che Vlahovic è il primo difensore della Juventus. Ovviamente non nel senso letterale, però è ovvio che quando si parla di attaccanti, beh, la fase difensiva, la fase di non possesso parte proprio dagli attaccanti che devono cercare tramite il pressing di ostacolare quella che è la costruzione degli avversari da dietro e quindi impedire l'avanzare del pallone. Per questo ovviamente viene utilizzato questo modo di dire: gli attaccanti sono effettivamente i primi difensori delle squadre, a maggior ragione di quelle che devono cercare di chiudere molto bene le linee di passaggio. Vlahovic ha fatto una brutta prestazione, questo credo che sia un dato di fatto, però credo anche che sia la prima brutta prestazione di Vlahovic. Con l'Hellas era stato protagonista con una doppietta, col Como aveva segnato in un fuorigioco nemmeno suo e aveva preso due pali. Le occasioni da gol le ha sempre avute e io sono convinto che un giocatore come Vlahovic, quando ha le possibilità di fare gol, i gol li farà. Credo anche che Vlahovic possa essere uno dei migliori giocatori del campionato italiano per quanto riguarda i gol fatti. Questo è ancora tutto da vedere, dobbiamo ancora cercare di capire quanti gol potrà fare Vlahovic. A tal proposito, a breve arriverà anche un contenuto in cui vi andrò a spoilerare, secondo me, quelle che saranno le valutazioni dei calciatori per gol e presenze in Serie A, ovviamente, della Juventus. Però è oggettivo dire, secondo me, che Vlahovic ha fatto una brutta prestazione e soprattutto la cosa che mi è dispiaciuta di più è stato vedere quell'approccio di Vlahovic, quel musone di Vlahovic, anche quando Ndicka ha buttato fuori quel pallone. Vlahovic aveva la testa bassa, quasi come se fosse sconsolato, come se avesse già esaurito la sua partita. È lì che deve migliorare, è assolutamente lì che deve migliorare. Poi fa benissimo Thiago Motta a difenderlo, a coccolarselo, perché è un giocatore importante, però Vlahovic deve fare questo passo in avanti. Lo deve alla Juventus, ma soprattutto a se stesso, perché a breve entreremo nel 2025, quindi nel suo 25esimo anno d'età, andrà a spegnere 25 candeline e ovviamente quando arriva a 25 anni inizia a essere un giocatore veramente fatto e finito. Il concetto principale che hanno voluto evidenziare a Sky è stato quello di una squadra più forte nel secondo tempo, ed è ovvio che andando semplicemente, gioco banalissimo, a scorrere le sostituzioni nel secondo tempo o a prendere la formazione che ha iniziato la partita e quella invece dei giocatori subentrati, beh, viene naturale, scontato dire che effettivamente la Juventus nel secondo tempo ha avuto degli uomini più forti. Però io credo che non sia stato solo questo, perché lo stesso Thiago Motta conferma un po' quella che era stata la mia lettura e che ho letto anche da parte di tanti di voi nei commenti, e cioè che nel secondo tempo la Juventus ci abbia creduto di più. E Thiago Motta va a passare questo concetto e dice: sì, abbiamo tanti giocatori di qualità, abbiamo tanti giocatori forti, però poi abbiamo anche cambiato proprio il nostro approccio, e io credo che sia stata proprio quella la differenza, un aumento di ritmo, anche se un aumento non decisivo, non definitivo, e arriverà Thiago Motta a spiegare anche questa cosa qua. Ci hanno riprovato, era stato anche l'argomento tematica principale della conferenza stampa della vigilia, in cui dicevo: Thiago Motta non lo incastrate. E ancora una volta al club gli hanno detto: ti sei fatto un'idea dell'obiettivo stagionale della Juventus al netto di queste prime tre partite del mercato concluso? Thiago Motta dice sì, e Caressa dice sì, allora che cos'è? Giocare al massimo con l'Empoli. Quello è l'obiettivo stagionale per Thiago Motta, giocare al massimo sempre partita dopo partita. Loro continueranno a chiederlo, Thiago Motta continuerà a rispondere così.
che l'obiettivo stagionale è giocare al massimo la partita successiva, perché è da lì che poi si creano i presupposti per arrivare a una stagione lunga in cui si può essere ancora protagonisti. Addirittura credo che la risposta migliore l'abbia data la domanda ai microfoni di DAZN, quando vi hanno chiesto che cos'è mancato nel secondo tempo, nonostante comunque questi giocatori più tecnici o comunque una Juventus con un atteggiamento diverso. E Thiago Motta ha dato una risposta, secondo me, semplice e banale, che però descrive alla perfezione quello che è stato la ripresa della Juventus, e cioè insistere. Thiago Motta dice: è mancato insistere. Insistere con magari un cambio ritmo, con una sovrapposizione o con un attacco alla profondità. Aggiunge che la Juventus non è stata in grado di leggere il momento della partita, e credo che sia vero, perché effettivamente la Juventus è stata molto più cauta rispetto alle prime partite. Non so se è perché aumenta la difficoltà e quindi di default ti viene a pensare: ok, la Roma può ripartire con Sulé, Salemakers, Dobrik, Dybala, Pellegrini, ha tanta qualità, quindi può farmi male se vado a scoprirmi. Magari è anche un pensiero che ti viene proprio in mente, anche se non lo vuoi pensare, si accende lì la lampadina. Però io credo che la lettura di Thiago Motta sia giusta, perché la Juventus è mancato veramente insistere. C'è stato un periodo, un momento della gara in cui la Roma sembrava essere stata messa sotto, e poi ha trovato delle energie insperate. La Roma chiude anche aumentando, perché poi c'è anche quel tiro dalla distanza di Angeligno che, sinceramente, io sono rimasto paralizzato, sono rimasto veramente impietrito, perché l'avevo visto dentro. Di Gregorio ha fatto una parata laser, l'ha battezzata Don Digre, l'ha battezzata fuori. Meno male che poi effettivamente è andata così, però la Roma ha avuto anche l'opportunità di vincerla questa partita. Però è vero, ci è mancato insistere, ci è mancato essere un po' spregiudicati, ci è mancato cercare di staccarci di dosso anche l'idea che, oddio, si può prendere gol, sì, ma l'importante è farlo, perché questa partita dobbiamo andarla a vincere. Ed è qui che voglio entrare nel mood di questa partita, perché io nel post partita ero molto abbattuto, ma proprio perché non era arrivata né la prestazione né il risultato. Però le mie parole, al di là di quello che facevo trasparire, perché effettivamente non lo nascondo, al termine della partita ero molto giù di morale, però anch'io stesso all'interno del video, che anche il titolo del video, dicevo: sì, però cercate di non andare a etichettare questa partita e renderla ovviamente il film attuale della stagione. La Juventus ha pareggiato una partita alla terza giornata di campionato, non succede niente. È ovvio che poi tutti eravamo volenterosi di portarcela a casa, di concludere questo primo pezzettino di campionato prima della sosta in testa alla classifica in solitaria. Sarebbe stato molto bello, rilassante, eccetera, eccetera. Non è successo, lavoreremo per migliorare e per arrivare pronti invece alla prossima partita, che è l'obiettivo stagionale di Thiago Motta, la partita con l'Empoli. Poi si apre quel mondo a parte, parallelo, che a me dispiace, ma credo che sia quanto di più lontano possibile dalle definizioni di calcio, di quelle persone che sono già lì a puntare il dito contro Thiago Motta e a dire che ha già sbagliato tutto e che non è all'altezza e se ne dovrebbe andare, eccetera, eccetera. Ragazzi, la Juventus ha giocato 3 partite. 3. 2 le ha vinte, 1 l'ha pareggiata. Ha segnato 6 gol, ne ha subiti 0. È al primo posto in classifica in Serie A, al pari di altre squadre che hanno collezionato 7 punti, come lei, come l'Inter, campione in carica. È l'unica squadra in Serie A a non aver ancora preso gol. Cioè, io capisco tutto, capisco che il mondo è bello perché vario, che le opinioni sono tutte valide, perché non ce n'è una che vale di più, una che vale di meno. Però se dopo 3 giornate in cui non si è ancora perso e non si è ancora preso gol e si è primi in classifica, si sta lanciando la croce attaccata all'allenatore perché una partita non è stata spettacolare, perché di questo stiamo parlando, non è stata spettacolare. La Juventus è stata molto carente nella fase della creazione, del possesso, del consolidare il palleggio, del possesso palla e creare delle occasioni da gol efficace. Dall'altra parte la Roma è stata nulla in attacco, quindi la Juventus ha dominato in difesa, come vedremo anche nelle pagelle. Quindi secondo me si sta soltanto cercando di creare un caso dove non c'è e dove non ci può essere. Io ho lasciato anche un commento abbastanza forte nel video post partita a un ragazzo che mi evidenziava questa situazione, gli ho detto:
che chi oggi pensa che Thiago Motta dovrebbe andare a casa perché la Juve ha pareggiato con la Roma dovrebbe darsi ad uncinetto, che è il classico modo di dire, no? Ma lo penso davvero. Lo penso davvero. Perché qui siamo ben distanti dalla realtà. Quando inizi un progetto sportivo con un allenatore come Thiago Motta, metti in preventivo già il tempo, a maggior ragione se la squadra completa è stata consegnata praticamente 24 ore fa, io direi che si può anche cercare di chiudere un occhio anche di fronte alle antipatie, tutto quello che può esserci, perché sicuramente c'è anche oltre, altro oltre allo 0-0 con la Roma, e passare avanti, e avere pazienza, perché nella vita e nel calcio e nel lavoro bisogna avere pazienza. E qualche tifoso già adesso la pazienza non ce l'ha più. Ho visto che ci sono tanti tifosi delle altre squadre che sono già lì che dicono appena si è alzato un pochettino il livello la Juve è venuta meno. Bene, bene, fantastico. Basso profilo, profilo bassissimo, il più basso possibile. Voglio che ci sottovalutino. Continuate così, parlate, parlate. A noi va bene così.